Ciao a tutti. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi è successo qualche tempo fa. Le seguenti sono voci che sono prese dal mio diario spirituale. Il 27 gennaio 1990, un'immagine del volto di Gesù si formò sulla mia unghia del pollice destro, apparendo un po' come la sua immagine sulla Sidone di Torino. Sembrava molto mite e compassionevole. A volte sembrava Satana a seconda di come muovevo l'unghia. Aveva le corna del diavolo. La mia unghia del pollice si era indebolita, molto morbida e fragile su una vasta area dell'unghia e cominciò a formare queste immagini. Il 4 febbraio, circa una settimana dopo, la mia unghia del pollice aveva un volto di un soldato romano su di esso, formato in parte con il volto di Gesù che ho descritto in precedenza. Il soldato era come uno, o forse come molti sulla Via Crucis nella nostra chiesa. Avevo un elmo come quello dei soldati sulla Via Crucis e avevo un aspetto cattivo. Il 5 febbraio, un volto sulla mia unghia del pollice, utilizzando parte degli altri due che ho descritto, erano come un re in un mazzo di carte che si riferisce a Gesù. Non ricordo per quanto tempo l'immagine del re era sulla mia unghia del pollice, ma mi ricordo che l'immagine era lì per diversi giorni, forse una settimana, a 10 giorni, forse di più. Circa 8 mesi più tardi, il 15 ottobre dello stesso anno, un'altra immagine di Gesù si formò sulla mia unghia del pollice sinistro questa volta, che era diventata debole, morbida e fragile. Era simile in apparenza a quello che era sulla mia unghia del pollice destro, e l'immagine di Satana è apparsa quando ho spostato il pollice lateralmente, come ha fatto prima. Il 27 ottobre c'era un'altra immagine del volto di Gesù sulla mia unghia del pollice sinistra, diversa da quello che avevo descritto un paio di settimane prima, e a seconda di come la muovevo, sembrava che ci siano anche altre immagini, tra cui quella di Satana. Quel giorno ho anche ricordato di un'immagine di Maria sulla mia unghia del pollice destro, con una persona su un ginocchio accanto a lei. Sembrava esattamente come un'immagine di Maria su una penna che mia madre mi ha dato il fine settimana prima dal santuario di Nostra Signora di Fatima a Youngstown, New York. Anche se l'immagine di Maria sulla mia unghia del pollice destro è accaduta diversi mesi fa, pensavo che la persona su un ginocchio fosse San Simone Stock. Il 28 ottobre, l'immagine di Nostro Signore sulla mia unghia del pollice sinistra, che ho menzionato qualche settimana fa, era un po' come un re ora, come nel Medioevo, con i capelli lunghi e soffici in cima, o come un re in un mazzo di carte. Il 22 dicembre 2021, mentre ero a letto con gli occhi chiusi, ho visto alcune immagini di un re con una corona e sembrava molto simile ai re in un mazzo di carte. Mi sono ricordato del re che stavo vedendo sulla mia unghia del pollice nel 1990, dalla parte danneggiata della mia unghia del pollice.
So che quello che vi ho appena detto è difficile da credere e sono l'unico testimone, ma tutto è vero. Non ho mai detto a nessuno, nessun altro di questo. Gesù sta accanto, sta cercando di dirci che è così vicino a noi, così vicino come le nostre unghie che sono collegate alla carne delle nostre dita. Egli entra nei nostri cuori e ci ama tanto e non ci lascerà mai. Voglio ringraziarvi pertanto per l'ascolto e vi invito a visualizzare alcuni dei miei altri video e di iscrivervi al mio canale.